Au, popolo di YouTube, sono divenuti qua questa nuova fantastica puntata di Mathvader. Siamo alla terza puntata, credo, di questo fantastico gioco e siamo rimasti con robe strane che sono successe. Tante robe strane. Ma dobbiamo continuare a vedere un pochettino che cosa troveremo, cosa succederà, che cosa andremo a fare. Ma soprattutto, mi dispiace se questi giorni ci sono stato. Settimana che non ci sono stato. Oh no! Allora, eravamo rimasti qui. Pensavo fossimo sull'altra scalinata. No, eravamo rimasti al punto giusto. Perfetto. Non riesco a muovere le gambe. Allora, avverto subito una piccola cosa. Non ci sono restato ultimamente. Cioè, non c'ero. Perché ho... Come posso dire? Ho avuto problemi. E problemi di vari tipi. Perché sono stato via. Sono stato all'evento. Prossimamente vi mostrerò questo evento qua. Ma non è ancora giunto il momento. Appena avrò pronto il video, appena avrò pronto un po' tutto, ricomincerò a portarvi roba. Per il resto, continuo a fare video, continuo a fare giochini, voglio continuare Mathvader che lo finiamo, proverò a portare qualcos'altro e nient'altro, vediamo. Ah, e sì, vedo, c'è una recensione che devo ancora fare, e prossimamente, senza dire la data perché sono... Ora, continuiamo. Non riesco a muovere le gambe, devo salvare mio padre, padre! E sviene, e sviene. Sei allo stremo, vedo. Magari dovresti riposare un po'. Può avere la cucciola. Ok, vieni qui, Aya. Oh, Aya, come Aya. Mamma, sei calda. Chiudi gli occhi, Aya. Oh, che gli dèi ti sorridano. Mamma, che cos'era? Un incantesimo porta fortuna. Un incantesimo cosa? Ti ho fatto un incantesimo così sarai sempre, sempre felice d'ora in poi. Wow, ti voglio bene, mamma. Oh, ah, sì, quello che avevamo letto su un libro. Che avevamo letto il libro c'era un incantesimo di roba. Quindi, ok. Mamma, è un buon profumo che usava sempre. Oh, no. Tu hai lo stesso profumo di mamma? Perché hai lo stesso profumo di mamma? Ah, oh, è il profumo di mamma? Non è possibile, quando... Ridammelo, è di mia madre. Motherfucker, ha fottuto il profumo. È un cane imbalsamato. Come fai? Ok, allora andiamo. Wait a second. Hai mosso la coda, bastardo. Maledetti topi del sizio. Vieni qui. Oh no, non aver paura. Immagino che questo profumo non vada bene. Gli animali sembrano odiarlo. Ridammi il profumo di mamma! Che c'è? Eh? Non ce l'hai? Dove l'hai messo? Non so. Guarda in giro. Che tipa strana. Qua dentro? Qua dentro? Qua dentro? Oppure qua dentro? Hai trovato una foto? Vecchio sporco. Aspetta, ho un osso. Allora. Possiamo provare a tornare indietro? No. Ok, no, non possiamo più tornare indietro. Allora. Devo cercare un osso. No, no. Ok. E niente. Moriamo male qua. Quindi, allora, abbiamo un cane qui. Dovrei dargli l'osso. Ma dove diavolo è un osso quando serve? Allora, proviamo ad andare da questa parte qua. Ah, lì ci sono i topi che mi ammazzano subito. Quindi, nella cucina ci sarà qualche osso. Allora, un osso, un osso, un osso. Ah! È il profumo di mamma! Che culo! Si è calmato? Ah, so che questo mi serviva per i topi, quindi posso andare. Dicevi che sarei stata di famiglia, mentivi. Oh no, c'è qualcosa di strano. Fuori dalle balle, topolide, cazzo. Hello. Ok, qui è chiuso a chiave. Ah, wow, questa è la stanza degli ospiti, perfetto. Ok, qui non devo andare. Oh!
Non passerai. E perché non posso passare, stronza? Non passerai, non passerai, non passerai, non passerai. Che di quella mocciosa? Allora andiamo da questa parte. No, prima di andare da questa parte ho bisogno di salvare. Ok. Ok. Oh, ce l'ho fatta, perfetto. La mia vista forse non ci vede molto bene. Speriamo non ci veda molto bene. Oh no. Salve, non potremo più tornare alla normalità. Perché non portare tutti qua? È molto più divertente. Yeah, basta! Oh no. Bisturi! Volevo solo far parte della tua famiglia. No! È chiusa a chiave. Ah, proviamo a fare così. Oh no. C'è una chiave. Cosa sta arrivando? Oh no, la chiave. Oh no. No, quel fottuto cane. Stupido cane. La chiave è scomparsa. No. Sono morta male. Ah, capite cosa devo fare? E beh, anche così, però, eh. Allora, devo raggiungere quella cosa lì. Allora, spostiamo l'asse qui. Ok, lo stronzo proprio. Ah, sacchettiamo di sabbia qua. Oh, le fuck you. Però prima salviamo. Ok, chiuso la chiave di qui. Ho sentito un suono, andiamo a vedere. Ah, libri sulle piante. Una misteriosa pianta dorme qui. Oh no, ho paura a sradicarla. Ah, è la mandragora, ok, ho capito. Siamo su Harry Potter proprio. Però, cosa ci può servire? Allora, ci serve qualcosa. Ma che cosa? Ah, già, vero, possiamo anche andare da questa parte qui. Devo prendere le cuffie. Ok, fantastico. Dobbiamo cercare le cuffie. Allora, abbiamo un martello. Martello ci servirà per qualcosa. Per cosa ci servirà il martello? Pianta perenne mediterranea, conosciuta anche come mandragora per le sue componenti tossiche, usata per la produzione di sedativi e sonniferi. Proprio quello utilizzato in magia e alchimia, inoltre quando è sradicata, beh, un infernale che porta alla morte chiunque lo senta. Understandable. Ora! A me serve delle cuffie. Allora. No, non posso tornarmene indietro di lì. Devo fare qualcosa, ma non so che cosa. Ah! Penso che questi mi serviranno. Tappi per le orecchie, lo sapevo. Devo prima mettermi dei tappi.
Lo attaccherà, vero? Speriamo di no. Bisturi! Scusa, cagnolino! E niente, mi tocca ammazzare un cane. Ah, perfetto. No! Fanculo! La curiosità uccide questo gioco! La curiosità uccide! Questo non è un incineritore, questo è Mordor! Zampilla di fiamme! Sarebbe un vero peccato! Dovrei distruggere quella bambola se vuoi andare avanti. Bruciala per bene anche lo spirito e brucerai. Poi bam, la briglia invisibile torna alla porta e sparirà. Ah, già vero, la porta! Bambola! Puoi distruggermi? Non aprirò la porta. Non aprirò la porta se lo fai. Questo lo vedremo. Ferma! Ti prego, ferma, Aya! Come conosci il mio nome? Mamma? Per favore, Aya, ascolta tua madre. Smettila, tu non sei mia madre. Voglio vederti, mia dolce figliola. Sfiniscila! Yagit! Ora dobbiamo tornare indietro. Ah, ok, le bambole sono andate. No! Che cacchio! Per poco non finivo di sotto. E torniamo indietro a vedere qui. Che cosa c'è di bello a vedere da questa parte. Ok, abbiamo l'andata. Possiamo aprire la porta qua. So! Cosa mi fa? Questo è. Ti porterai in un altro mondo. Lui è più avanti? Vuoi andare? Potrebbe aspettarti una realtà troppo dura per una signorina così giovane come te. Andrai comunque? Sembri flessibile. Lascia che ti dia questo. Cosa vuoi darmi? Cos'è, signore? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Acqua magica? Sembra inventato. Per favore, portala con te. Il potere contenuto in quest'acqua ti sarà sicuramente d'aiuto. Posso anche salvare mio padre? Ma certo. L'acqua ha il potere di contrastare la maledizione. Posso fermare la maledizione? Mamma! Devo provare. Devo salvare anche mamma. Mamma potrà riposare alla fine della maledizione? Sì, sono sicuro lo farà. Se il tuo amore la raggiungerà, sono sicuro che tua madre potrà essere salvata. Oki! La ringrazio, signore. Di nulla, signore. Prego per la tua sicurezza. Let's go! Saltare, non puoi più tornare indietro. Certo che salta! Quindi è andata. Che cosa sceglierà, mi chiedo? Oh, guarderò fino alla fine. No, la mini motosega! Non c'è più. Mamma! Questo è un altro regno. È come il mondo di una fiaba. Meglio continuare. Ora non c'è più. Mamma! Quindi sei venuta, Aya? Sei davvero tu, mamma? Mamma! Ma non sarei sicuro di venire. Perché? Perché l'hai fatto? L'hai visto venendo qua, non è vero, Aya? L'atrocità che questo uomo commette tutt'oggi. Non voglio che causi altre vittime. Menti! Se qualcuno capiva papà, quella eri tu, mamma. E Maria che non ti piace, vero? Amava papà e non ti piaceva che andassero d'accordo. So come ti senti. Anche io amo papà ed è come se Maria l'avesse portato via. Avevo così paura che non respiravo. Lo so bene. Sì, è proprio come dici tu. Non riuscivo a vedere tuo padre e Maria assieme. Quindi ami ancora papà, non è vero? Allora perché lo stai facendo soffrire? Non voglio farlo soffrire. Non voglio cederlo a nessuno. Quindi lo porterò con me. Oh no, non puoi. Senza papà sarò tutto sola. Non voglio succedere, voglio solamente vivere con papà e te. Mamma, porta anche me con te. Per favore. Non potrei mai farlo. Voglio che tu viva e che sia felice. Sono felice solo con mamma e papà, quindi non lasciarmi sola. Oh no. Nessuno interferirà. Oh, iniziamo bene. Adesso tesoro, lasciami andare. Padre! Aia. Aia. Padre! Padre? Aia, perché non vuoi ascoltare tua madre? Non portare via mio padre! Togliti dalle palle! Oh no! Oh no! Mamma, smettila! Cos'è? Signore? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Il potere ottenuto da quest'acqua ti sarà sicuramente d'aiuto. Potrò salvare mio padre come salvo mamma. Come salvo mamma? Se tuo amore la raggiungerà, sono sicuro che tua madre potrà essere salvata. Davvero? Non sono sicura. Cosa dovrei fare? Abbiamo due finali. Allora, papà è un
un bastardo come non so cosa perché tipo ha ucciso tutti e tutti. Perché salvarlo? In altro canto potrei salvare papà, ma la maledizione sì, viene cancellata, però vai, facciamo questo. Tutto tuo. Mi dispiace, padre. Mamma, lei ti ama di più di chiunque altro. Non posso separarti da mamma. Aia. Scusami. Nani? Dove sono? Sono tornata indietro? Sono sola. Ma no. È pieno di sangue. Cosa imbalsamata? Un manichino, sembra solo. È un furry quello. Ok. Vaso rotto. Tun 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 tun. Ok, allora torniamo indietro. C'è una leva. No! What the fuck? Ho visto una leva. Tun 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 tun. Maria? Ciao Maria, come stai? Dove siamo? Signorina? Dov'è il dottore? Cosa gli è successo? Signorina, il dottore? È morto, andato, the end. No! No, lui! Dottore! Mi dispiace, lo abbiamo ammazzato. È così tranquillo, la maledizione deve essere andata e mio padre se n'è andato. Sono sicuro che è meglio così. Adesso nessuno sarà mai più ferito dagli esperimenti di mio padre. Diresti la stessa cosa, mamma? Ma ora cosa farò? Non ho né un padre né una madre. Sono sola. No, non dovrei dire così. In fondo dovrò vivere da solo d'ora in poi. Maria, che cosa farai? Non puoi rimanere qui visto che mio padre se n'è andato. Non se ne. No. Ma se non hai. Devo andare allora. No. Ma sarai una bastarda, però, ne. Dottore non è più con noi, ma per favore si rincuori. Prenderò l'incarico. Il futuro che desiderava per la signorina lo porterò a compimento. Quindi la prego, riposi in pace. No, che. Dottore. No, che stronza. No. Che bello, abbiamo fatto il bad ending senza volerlo. Scommetto che qua ci sarà anche un altro ending se prendo tutte quante le sferette, le gemme. Che bello però. Faccio gli ending così a cazzo di cane e mi rendo conto di aver fatto la puttanata. Soprattutto ho fatto la puttanata perché potevo mettermi lì a mettere il salvataggio sotto e non sopra. Ma io sono uno che continua a sovrascrivere i salvataggi perché sì. Che belle cose. Ma abbiamo finito così con questa serie. Vediamo se riesco a ricominciarla e beccarmi il finale buono e tenterò di caricarlo. Ma per ora, vediamo che cosa riusciamo a fare, dai. Nient'altro. Quindi, vedrò di portare qualcos'altro. Vediamo magari di portare qualche altro gioco. Sempre magari un RPG. Non lo so. Vediamo un pochettino di cosa fare. Come ho raccontato, prossimamente arriverà una recensione su un gioco, uno dei miei vecchi giochi preferiti, diciamo.
e voglio provare a portarvi i giochi old game per recensirli. Quindi, dai, è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata sopra mi piace e noi vediamo di ritrovarci alla prossima e fantastica puntata di qualcos'altro. Scopriremo che cosa prossimamente. Alla prossima! Au!